piano piano prendendo consapevolezza della complessità, delle difficoltà, ma anche della straordinaria bellezza che può esserci in un lavoro di questo tipo, nel tentativo di creare tutte le collaborazioni e tutte le sinergie e le relazioni utili a creare il bene della nostra città. Nell'avviare questa esperienza noi facciamo riferimento ad un punto qualificante. Le istituzioni pubbliche hanno come non mai oggi il compito di creare nelle città, attraverso le proprie politiche urbane, un vero senso di comunità, cioè fare in modo che le nostre città siano degli spazi in cui si possa respirare un vero senso di legame comunitario. E quindi è chiaro che le istituzioni hanno bisogno, da questo punto di vista, di avere uno sguardo molto ampio, uno sguardo che sappia coprire tutte le realtà presenti in questo spazio urbano. Un'attenzione ai giovani, ai giovanissimi, che soprattutto in questo periodo rischiano di essere nel silenzio lasciati un po' ai margini. Un'attenzione agli adulti, certamente, soprattutto laddove anche per i processi di ristrutturazione del mondo del lavoro si creano molte problematiche sociali. E poi ancora di più in rapporto alla popolazione anziana, che da molti anni nei nostri territori è in crescita. Dunque, uno sguardo complessivo abbiamo bisogno, uno sguardo complessivo finalizzato a costruire il bene di una comunità o delle comunità presenti in questo spazio. Allora, proprio in quest'ottica, e credo che sia fondamentale un elemento, le comunità crescono, si sviluppano, hanno un significato nella misura in cui si coltivano i rapporti tra le generazioni. Se i legami intergenerazionali si spezzano, si spezza la comunità,